Salve a tutti i nostri spettatori, ben ritrovati per un nuovo appuntamento della rubrica settimanale Come Don Chisciotte incontra. Prima di tutto ringrazio il mio amico Giulio Bona per avermi sostituito nella puntata precedente. Purtroppo un rialzo febbrile non mi ha permesso di essere presente, ma la puntata, come ho visto, è andata molto bene, quindi per questo lo ringrazio. Per quanto riguarda la puntata di oggi, abbiamo il piacere di avere come ospite il professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli, nonché docente di diritto dell'ambiente e di biodiritto, Carlo Iannello. Salve, professore. Buongiorno, grazie dell'attenzione. Grazie a lei, ovviamente, per aver accettato il nostro invito. Professore, lei È un è dovere, stato. è un dovere. Lei è stato chiamato per questa intervista perché la Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla questione dell'obbligo vaccinale attraverso un'ordinanza di rimessione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, che appunto ha chiesto alla Corte Costituzionale di stabilire se l'articolo 4 del DL 44 del 2021 è costituzionalmente accettabile. Oppure no. È chiaro che questo qua è un tema che in questi 2 anni è stato spesso toccato sia dal mondo dell'informazione indipendente che dal mondo della resistenza italiana, cioè se fosse possibile in uno Stato, in una democrazia come quella italiana, imporre un obbligo vaccinale come è successo per alcune professioni e per gli ultracinquantenni, insomma, per la maggior parte della popolazione, potremmo dire. Pena ovviamente la sospensione dal lavoro e la minaccia di non poter accedere in determinati luoghi, eccetera, come sappiamo. Però è chiaro che più si avvicina questa data, questo fatidico 29 novembre, più ci sono una serie di problematiche che devono essere affrontate per comprendere su cosa è stata chiamata la Corte Costituzionale a giudicare e soprattutto se ci sono delle problematiche nell'ordinanza stessa con cui la questione è stata rimessa alla consulta. Partiamo però un attimo, facciamo un passo indietro, partiamo da quello che è uno degli articoli fondamentali della nostra Costituzione e che appunto è il fulcro di tutto il ragionamento che andremo a sviluppare nel corso della puntata, che è l'articolo 32 della Costituzione, ovviamente. Allora, ci parli un po' di come va interpretato questo articolo e perché è fondamentale nel discorso che andiamo a fare. Allora, parlo subito dell'articolo 32, inizio con una brevissima, premessa, e cioè nell'ultimo anno e mezzo abbiamo visto completamente stravolto il diritto classico delle vaccinazioni obbligatorie. In che senso? Nel senso che è prevista una vaccinazione obbligatoria in alcuni casi specifici per determinate professioni, come lei ricordava, ma poi è stato introdotto sostanzialmente un onere di vaccinazione obbligatoria, di vaccinazione, quindi non obbligatoria, ma come onere, per la partecipazione a quasi tutte le attività della vita sociale, a partire dai 12 anni di età in su. Questo perché ritengo sia uno stravolgimento? È uno stravolgimento per la seguente ragione, e cioè nel diritto che definisco classico o tradizionale delle vaccinazioni obbligatorie, la vaccinazione obbligatoria comprime alternativamente o la libertà di autodeterminazione individuale con riferimento alle cure, quindi io mi vaccino anche se non desidererei farlo, e c'è una compressione della mia autodeterminazione individuale con riferimento alle cure, oppure in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, sono escluso da una attività della vita sociale. Esempio, voglio partire per uno stato dove è richiesta la vaccinazione obbligatoria, non mi vaccino, conseguenza, non posso partire. Ho dei figli, non li vaccino, conseguenza, questi bambini non potranno iscriversi alla scuola primaria, salvo ovviamente il sacrosanto diritto di iscriversi poi alla scuola dell'obbligo, ma
medio tempore potranno andare a cinema, a teatro, a fare sport, non sono esclusi da nessun'altra attività della vita sociale. E quindi questo è, come dire, già esemplificativo per mettere in evidenza la grande rigidità di queste normative su obbligo vaccinale e onere vaccinale, chiamiamole così. Il dibattito pubblico si è caratterizzato per una grande superficialità sul punto, dibattito sia culturale, sia informativo, sia giuridico, perché si è dato implicitamente per scontato che, poiché l'articolo 32 consente ipotesi di vaccinazioni obbligatorie, di trattamenti sanitari obbligatori, quindi di vaccinazioni obbligatorie, allora non poteva che ritenersi costituzionalmente legittimo l'obbligo vaccinale nelle modalità in cui era stato previsto dalla legislazione, diciamo, emergenziale. Vediamo però, per comprendere perché il dibattito è stato, come dire, carente e semplicistico, dico io, bisogna avere chiaro che cosa dice l'articolo 32 e come l'articolo 32 è interpretato dalla giurisprudenza costituzionale. Innanzitutto, l'articolo 32 è una novità assoluta nel panorama del costituzionalismo novecentesco. Perché è una novità assoluta? Perché ragiona in maniera diversa da come ragionano gli altri articoli che attribuiscono diritti. E vado subito a chiarire il concetto. L'articolo 32 recita: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Quindi l'articolo 32 riconosce tre accezioni di salute: un fondamentale diritto, quindi un diritto di libertà, un interesse della collettività e la accezione novecentesca sociale del diritto alla salute, diritto sociale alla salute. Perché una novità assoluta nel panorama del costituzionalismo novecentesco? Perché è l'unica costituzione in cui la salute viene riconosciuta come un diritto di libertà. Non solo viene riconosciuta come un diritto di libertà, ma addirittura l'unica volta in cui la Costituzione aggettiva un diritto come fondamentale è proprio con riferimento alla salute. Non che ci sia solo il diritto alla salute come diritto fondamentale, però avrà pure un motivo l'uso accorto della terminologia che i costituenti sceglievano. Avranno avuto pure un motivo i costituenti per attribuire solo alla salute l'aggettivo fondamentale. Questo articolo quindi riconosce tutte le accezioni di salute: l'accezione originaria, che è l'accezione tradizionale di salute, interesse della collettività. Che cosa significa salute come interesse della collettività? Significa tutela della salute pubblica. La salute viene all'attenzione degli ordinamenti moderni quando gli studi di igiene comprendono, come dire, l'eziologia del contagio delle malattie infettive, e quindi gli stati si dotano di apparati e strutture per tutelare la salute pubblica, quindi per prevenire le malattie. Riconosce anche l'accezione più moderna, novecentesca, del diritto sociale alla salute, ma, come dire, unico articolo fondamentale, unica Costituzione che dice: guardate, la salute è un fondamentale diritto di libertà. Di fondamentale diritto di libertà che va bilanciato con l'interesse della collettività alla salute, perché se sono chiaramente i costituenti comprendevano bene che la tutela della salute pubblica implicasse delle misure restrittive della libertà individuale, e quindi bisognava bilanciare l'interesse della collettività con il fondamentale diritto dell'individuo. Prima di arrivare al secondo comma dell'articolo 32, che ci dice come si bilanciano questi interessi, vorrei esporre, per linee, diciamo, molto sintetiche, per quale motivo la salute viene dichiarata un fondamentale diritto dell'individuo in Costituzione. Ebbene, viene dichiarata un fondamentale diritto in Costituzione perché
i costituenti avevano sotto gli occhi gli atti del processo di Norimberga, processo di Norimberga che riguardava non soltanto i crimini di gerarchi nazisti, ma anche i crimini dei medici nazisti, e quindi avevano sotto gli occhi l'euthanizing program, le politiche di sterilizzazione, ma anche i crimini dei medici nazisti commessi nei campi di concentramento, come per esempio il desiderio di conoscere quanto un corpo potesse resistere all'assideramento, per cui si prendeva un carcerato nei campi di concentramento, lo si metteva in una vasca col ghiaccio e si contavano i minuti di resistenza all'assideramento del corpo. Quando moriva, il corpo, come dire, aveva dimostrato il suo grado di resistenza all'assideramento. E Aldo Moro, quindi, comprende questa nuova dimensione, questa dimensione della modernità o addirittura della postmodernità della salute, della necessità di tutelare l'integrità corporale non più come integrità corporale tutelata dall'habeas corpus, cioè dal potere di polizia di privarmi della mia libertà di personale, ma come integrità corporale nei confronti di un nuovo potere che si stava affacciando all'orizzonte, che era il potere medico. E quindi Aldo Moro dice: non possiamo non comprendere che la salute rappresenti una questione di libertà individuale, e trascina i costituenti a scrivere l'articolo 32 della Costituzione. Quale articolo 32 della Costituzione? Si pone ben presente il difficile bilanciamento fra libertà individuale del corpo alle cure e interesse della collettività, e quindi inserisce un secondo comma, il quale secondo comma parte così: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non con disposizione di legge. Guardate, anche semanticamente, questo è il limite al diritto, ma è un limite al diritto che è molto diverso da come compare negli altri articoli della Costituzione. Nell'articolo 16, per fare un esempio, libertà di circolazione, si dice che tutti i cittadini possono circolare liberamente nel territorio nazionale, salvi i limiti imposti alla legge. In questo caso, invece, il limite si desume implicitamente a contrario, perché la disposizione è una riaffermazione della libertà. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Quindi, a contrario, desumo che la legge può imporre un limite alla libertà di autodeterminazione con riferimento al proprio corpo. Tuttavia, questo articolo si conclude con una frase densissima e profonda: la legge non può in nessun caso, monito del costituente, violare i limiti imposti, altro monito del costituente, dal rispetto della persona umana. Che cosa significa questo limite che viene messo a chiusura dell'articolo 32? È un limite che funziona al contrario del limite che si trova nell'articolo 16, perché mentre l'articolo 16 limiti alla libertà di circolazione, nell'articolo 32 il limite che viene espresso esplicitamente è il limite al sovrano democratico, il limite alla legge, il limite al potere. Il potere, il sovrano democratico, neanche un'assemblea unanime, di scrive Stefano Rodotà, potrà mai sostituirsi all'individuo, anche se lo volessero tutti i cittadini. Sono parole che cito a memoria di Stefano Rodotà. Come interpreta la Corte Costituzionale questo controlimite? I costituzionalisti lo chiamano controlimite proprio per far capire che agisce in maniera contraria a come agiscono normalmente i limiti per i diritti. Quindi, come la Corte Costituzionale ha interpretato questo controlimite? La Corte Costituzionale ha sempre chiaramente letto in questo controlimite il divieto assoluto di strumentalizzazione della persona umana per esigenze della collettività. Quindi non può l'individuo essere strumentalizzato per un beneficio collettivo. A quali condizioni quindi ritiene costituzionalmente legittimo un trattamento sanitario obbligatorio? A condizione che ovviamente vi sia un beneficio per la collettività da quel trattamento. In mancanza del beneficio per la collettività mancherebbe il presupposto dell'obbligo di trattamento sanitario. Ma il beneficio per la collettività non è di per sé sufficiente ad integrare tutti i requisiti di costituzionalità proprio per la presenza del controlimite.
il beneficio per la collettività lo si integra soltanto se, scusate, la costituzionalità dell'obbligo vaccinale ci sarà soltanto se vi sia un beneficio per la collettività, ma vi sia anche un beneficio per l'individuo, di modo che la tutela della salute individuale non possa mai essere compromessa per un beneficio della collettività. L'individuo rimane sempre al centro del ragionamento dell'articolo 32. La tutela della persona umana è il paradigma dell'articolo 32, come stabilito da questo controlimite. Ora, il beneficio per la collettività tradizionalmente viene interpretato, senza neanche il bisogno di grandi dimostrazioni, come la capacità, parlando in tema di vaccinazioni obbligatorie, come la capacità della vaccinazione di scudare con quello che viene definito effetto gregge i fragili, cioè le persone che, non potendosi vaccinare, sarebbero colpite molto più facilmente dal virus. Quindi il beneficio della collettività lo si riscontra quando l'effetto gregge crea un determinato scudo, un efficace scudo per le persone che non si possono vaccinare. Quindi è su questo effetto gregge che si innesca l'obbligo solidaristico di vaccinarsi per la tutela delle persone fragili. Obbligo solidaristico di vaccinarsi che viene poi interpretato in maniera alternativa. Quindi, se tu ti vaccini, realizzi l'obbligo solidaristico e quindi nulla questio. Se invece non ti vaccini, a quel punto, poiché non posso coattivamente importi la vaccinazione, perché è solo obbligatoria ma non coattiva, ti chiederò l'esclusione, ti sanzionerò con l'esclusione, come dicevamo prima, da una determinata attività della vita sociale. Paradigma classico: il bambino non vaccinato non va alla scuola primaria, chiaramente avendo poi il diritto di andare alla scuola dell'obbligo, perché in quel caso si ritiene che il diritto all'istruzione obbligatoria prevalga e quindi il bambino anche non vaccinato ha diritto ad andare alla scuola dell'obbligo. In mancanza di effetto gregge, come dire, viene a mancare il primo presupposto in ordine logico della vaccinazione obbligatoria, perché non saprei su cosa far innestare questo obbligo solidaristico. È come se io dovessi andare in un paese che è a rischio di trasmissioni di determinate malattie e mi chiedono di vaccinarmi, ma se poi il vaccino non mi scuda dal contagio e quindi io, tornando, posso contagiare le malattie, a quel punto che senso ha impedirmi di andare nel paese se io non mi vaccino, se tornando chiaramente posso contagiare al pari titolo dei cittadini che sono andati in quel paese vaccinati? Il presupposto della vaccinazione obbligatoria è la formazione dell'immunità di gregge che scuda i fragili e impone quindi un obbligo solidaristico a carico di tutti i consociati, che per proteggere i fragili si devono vaccinare. Se non si vaccinano, sono esclusi da quella determinata attività che di volta in volta il legislatore prevede come sanzione della mancata vaccinazione obbligatoria o conseguenza della mancata vaccinazione obbligatoria. Certo, è chiarissimo. Il problema probabilmente è stato che questo monito, cioè del rispetto della persona umana, quindi questa impossibilità di strumentalizzare determinate persone per obbligarne altre a vaccinarsi, invece in questi 2 anni non è stato rispettato. Quindi questo monito che i nostri padri costituenti avevano dato al legislatore, abbiamo visto che invece è stato un attimo messo in secondo piano, quasi aggirato dai governi che si sono susseguiti in questi 2 anni. E è successo che mentre nella fase iniziale la maggior parte dei ricorsi che venivano fatti al tribunale contro questo obbligo vaccinale venivano rigettati, da un momento in poi, da un certo periodo di tempo in poi, possiamo dire intorno a febbraio-marzo,
invece abbiamo visto un'apertura da parte della, della magistratura nell'accogliere questi ricorsi e anche poi rimetterli alla Corte Costituzionale e in alcuni casi anche alla Corte di Giustizia Europea. Professore, secondo lei da cosa è derivato questo cambio di approccio da parte della magistratura? Allora, io rilevo, come giustamente rileva lei, che per un determinato periodo di tempo la giurisprudenza, sia i tribunali amministrativi che i tribunali ordinari, rigettavano in maniera costante tutte le eccezioni di incostituzionalità della normativa. Dopodiché, a partire da fine 2021, inizio 2022, ci sono state una serie di ordinanze di rinvio alla Corte per incostituzionalità dell'articolo 4. La prima è del Tribunale Militare di Napoli, poi c'è il TAR Lombardia, poi c'è il TAR Roma, il TAR Lazio, poi c'è il Tribunale di Brescia, poi c'è il Tribunale di Catania, poi c'è anche il Tribunale di Padova, che però non rinvia alla Corte Costituzionale ma rinvia con un rinvio pregiudiziale alla Corte Europea di Giustizia. La prima osservazione che posso fare sul merito è che non c'è stato un'attenzione da parte dei mezzi di comunicazione di massa rispetto a queste ordinanze, nel senso che se per eventualità dovesse essere un giudice del lavoro, dovesse ritenere costituzionalmente illegittimo un articolo della legge Fornero, immagino che rinvia gli atti alla Corte, immagino che i giornali seguirebbero con grande attenzione questa vicenda. Invece io non ho letto, poi leggo i quotidiani più importanti del paese, può darsi che mi sia sfuggito, però non mi pare di aver appreso questa notizia dalla stampa. In un caso c'è stato però proprio un convegno che ha dato ampio spazio, un convegno giuridico di giuristi, alla questione sollevata dal Consiglio di Giustizia Amministrativo della Regione Sicilia, ed è un convegno che si è svolto proprio nella Regione Sicilia, chiaramente, che era evidentemente anche territorialmente la più interessata. Io ho letto gli atti di questo convegno e sono rimasto, devo dire la verità, un po' sorpreso dai toni che sono stati utilizzati da molti autorevolissimi colleghi che hanno commentato questa ordinanza. Leggo alcuni passaggi degli articoli che sono stati pubblicati in merito, in cui un collega autorevolissimo, nulla da dire sull'autorevolezza, sulla preparazione di questi colleghi, scrive testualmente: ci si domanda invece se sia condivisibile una decisione che richiede un approfondimento di tale intensità e complessità in un periodo storico nel quale l'intera collettività nazionale, senza porsi tale complesso ed articolato numero di dubbi, si è fatto carico della responsabilità di vaccinarsi. È un salto logico. Cioè, che significa che i cittadini sono andati a vaccinarsi sulla base di una raccomandazione governativa che è di un momento di grande difficoltà per tutto quello che stava accadendo, che noi conosciamo, è il dubbio che viene al giudice. Cioè, al cittadino non si è posto il dubbio e allora il giudice non si doveva porre il dubbio. Io, quando svolgo gli esami di diritto costituzionale, chiedo quali sono cosa significa non manifesta infondatezza, cioè la valutazione che deve fare il giudice per rinviare alla Corte Costituzionale una questione. Lo studente dovrebbe rispondere quando il giudice ha anche un solo dubbio che quella normativa è incostituzionale. Basta che abbia un solo dubbio, perché il suo giudizio non si deve sovrapporre al giudizio della Corte Costituzionale, quindi non deve essere certo della incostituzionalità, deve essere ispirato dal dubbio. Quindi, quando il giudice è ispirato dal dubbio, non è il cittadino che va a vaccinarsi, è il giudice che sta facendo il suo dovere di garante dei diritti dei cittadini, e quindi si pone il dubbio, e ponendosi il dubbio ha il dovere di
sollevare la questione, se si pone il dubbio, chiaramente, se non se lo pone non deve sollevarsi, dubbio di costituzionalità. Ma un altro articolo è ancora più difficile da comprendere, perché dice un altro collega: dico subito che sono quanto mai contrario all'iniziativa assunta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia con l'ordinanza di cui stiamo parlando. Ciò non per la qualità intrinseca dell'ordinanza, quindi riconosce che è di buona qualità, la cui pregevolezza è stata anzi da tutti rimarcata, quindi è pregevole ed è di buona qualità, bensì per un vizio di fondo del quale è rimasto qui vittima anche il giudice amministrativo, e cioè il difetto di una visione d'insieme della vicenda pandemica. Ma io non capisco. La visione d'insieme della vicenda pandemica è qualcosa che appartiene al potere politico. Quindi il potere politico ha una visione d'insieme della vicenda pandemica. C'è un vaccino autorizzato in forma condizionale e, avendo una visione d'insieme della vicenda pandemica, decide di dichiararne in alcuni casi l'obbligatorietà. Benissimo. Dopodiché c'è un giudice che ha un altro compito, non quello di preoccuparsi della visione d'insieme della vicenda pandemica, che è già all'attenzione degli organi politici e rappresentativi, ma quello di far valere la tutela giurisdizionale dei diritti, anche di controllare il potere legislativo, perché a questo serve la Corte Costituzionale. In realtà, finisce questo mio collega, questa puntigliosità appare piuttosto il frutto della riserva mentale di chi ab origine ha sempre ritenuto incostituzionale il ricorso ai vaccini obbligatori e che dunque è sempre stato pronto ad enfatizzare ogni piccolo cambiamento come se questo possa essere decisivo rispetto a una visione d'insieme della vicenda. Vedete, anche negli articoli della dottrina, come dire, ed è strano, credo che sia la prima volta che avvenga, è tornato quel leitmotiv che ci ha accompagnato per 2 anni a questa parte, che chiunque sollevasse un dubbio era un nemico da da arginare. Adesso il giudice amministrativo solleva un dubbio e ha il dovere di porre la questione se è sfiorato dal dubbio, ma viene criticato sia perché è sfiorato dal dubbio, mentre i cittadini non si sono fatti sfiorare dal dubbio, sia perché gli manca una vicenda d'insieme, quindi è Novax. Ma lo dico io che è Novax? No, e c'è proprio un articolo di un altro bravissimo, eccellente collega, il quale proprio nel titolo dell'articolo dice: un manifesto giudiziario Novax. E perché un manifesto giudiziario Novax? È perché c'è il dubbio che questi vaccini, l'imposizione legislativa dell'obbligo vaccinale possa essere contrastante con la Costituzione, quindi chi si pone il dubbio è Novax. Quindi non riesco a spiegarmi diversamente l'atteggiamento della dottrina sul punto. Questo un po' fa comprendere il clima che c'è intorno al dibattito riguardo questo obbligo vaccinale, un clima che chi da anni sta combattendo anche nelle piazze sente addosso costantemente questa parola abusata di Novax, che viene additata a chiunque sollevi appunto dei dubbi, delle criticità, o comunque cerca semplicemente un confronto che non sia il semplice assoggettamento a quella che è la volontà del potere, viene visto come un nemico da silenziare, come giustamente diceva lei. Ecco, allora veniamo al dubbio del giudice siciliano. Perché l'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia pone il dubbio della legittimità vaccinale per quanto riguarda il beneficio individuale, mentre invece dà per assodato quello che è il beneficio per la collettività. Il problema però di questa, che poi ovviamente lei ci spiegherà, il problema di questa ordinanza è che questo beneficio collettivo, questo beneficio quindi per la collettività, viene individuato non tanto nella capacità del vaccino di eliminare la diffusione, comunque di eliminare il contagio, l'immunità di gregge che dicevamo prima, quanto più che altro quella di ridurre le ospedalizzazioni. E quindi praticamente si trasforma l'obbligo vaccinale da beneficio per la collettività, perché non c'è più quindi il virus che circola,
in un semplice guadagno, potremmo dire, per l'azienda ospedaliera, perché appunto vengono preservati i posti letti in terapia intensiva, potremmo, diciamo, banalmente dire così. Ecco, secondo lei, quindi, questa criticità molto grande per quanto riguarda quella che è l'interpretazione del beneficio per la collettività, a cosa porterebbe nel momento in cui passasse questa linea giuridica? Allora, innanzitutto mi complimento perché questa osservazione negli articoli che sono stati scritti non è stata ancora avanzata. Io sto scrivendo un articolo proprio su questo punto per mettere in evidenza il ragionamento del Consiglio di Giustizia della Regione Sicilia, che non condivido pienamente. Cioè, premetto, chiaramente il Consiglio di Giustizia amministrativo della Regione Sicilia è stato un giudice che ha avuto coraggio, ha dato il clima a avanzare il dubbio di costituzionalità. Certamente è stato uno dei fautori dell'aumento delle questioni di costituzionalità con riferimento a questa legge, per cui abbiamo avuto anche tante altre ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale. Tuttavia, devo dire la verità, non riesco a comprendere la motivazione di questa ordinanza. Mi lascia molto perplesso. Perché? Mi lascia molto perplesso perché fino a un certo tempo, abbiamo detto, i giudici sia civili che amministrativi hanno sempre rigettato il dubbio di costituzionalità. Hanno detto no, è costituzionalmente legittimo, la questione è manifestamente infondata. Perché lo hanno fatto? Sulla base di richieste di rinvio alla Corte che dicevano guardate, ma questo vaccino non è che scuda proprio dal contagio. Il giudice, e lo ha fatto tantissime volte, sia ordinario ma soprattutto amministrativo, ha sempre detto no, non è vero. Ti cito i dati alla mano, ti dico che questo vaccino ha un effetto importante nel bloccare il contagio, e lo dice chiaramente la terza sezione del Consiglio di Stato in varie occasioni, nella sentenza 7045 del 2021, in cui proprio è chiarissimo, dice il giudice, fatemi prendere la parte interessata, dice arrestare o limitare fortemente il contagio, cioè tutta la motivazione del Consiglio di Stato è guardate, non è vero, questo vaccino ha la capacità di arrestare o limitare fortemente il contagio. Anche un'altra ordinanza, queste ordinanze sono tutte citate dal Consiglio di Giustizia amministrativo della Regione Sicilia, cioè queste sentenze, anche la terza sezione del 2002, la 1381, dice guardate, c'è una grande capacità di questo vaccino di bloccare il contagio, fra le altre cose ci sta anche, come dire, un effetto sulle ospedalizzazioni, sui decessi, ma la parte fondamentale della motivazione è questo vaccino scuda dal contagio in maniera rilevante, cita pure i dati, 63%, 67% di capacità di scudare, di impedire la circolazione del virus. Quindi la giurisprudenza ha sempre rigettato le questioni di costituzionalità perché ha sempre affermato, sulla base dei dati scientifici che aveva rintracciato, dei dati scientifici ufficiali ovviamente, che questa vaccinazione era idonea a bloccare il contagio o quantomeno a ridurre drasticamente le ipotesi di contagio. Quindi bloccava la questione, non dava accesso alla questione di costituzionalità, rimanendo nel solco del diritto classico, del diritto tradizionale in materia di vaccinazione obbligatoria. È costituzionalmente legittima perché scuda dal contagio, quindi non passo gli atti costituzionale. Adesso che cosa fa l'ordinanza 38? L'ordinanza 38 interpreta non tanto la 7045 del 2022, ma la 1381 del 2022 del Consiglio di Stato, come se avesse detto che il beneficio per la collettività è soltanto, come dire, la minore pressione sulle strutture sanitarie. No,
Consiglio di Stato non ha detto questo nella sua terza sezione, tra l'altro posizione ribadita anche da un decreto presidenziale del presidente di sezione della terza sezione sulla efficacia nel non far diffondere l'infezione da parte del vaccino. Ma poi a un certo punto che cosa dice? Punto 17.4 d'ordinanza. Dice: tale ragionamento viene condiviso al collegio, sebbene empiricamente si debba riconoscere che, in presenza di nuove varianti, la vaccinazione non appaia a garantire l'immunità da contagio, sicché gli stessi vaccinati possono contagiarsi e a loro volta contagiare, la stessa tutt'oggi risulta efficace nel contenere decessi ed ospedalizzazioni. Quindi il Consiglio di Stato fa un ragionamento importante, perché ci dice: guardate che oramai è fatto notorio che questi vaccini non scudino dal contagio, lo dice, sebbene empiricamente si debba riconoscere che è un fatto notorio, empiricamente si deve, tanto è vero che il Tribunale di Padova ha considerato un fatto notorio che, non il Tribunale di Padova che ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia Europea, ma il Tribunale di Padova, un'altra sezione del Tribunale di Padova, ha detto è migliore la protezione del tampone rispetto alla protezione dal vaccino, perché il tampone ha una efficacia nello stabilire che non si è contagiosi, limitata nel tempo quanto vuoi, ma ha un'efficacia valutabile, quella del vaccino è pari a zero, così si esprime il Tribunale di Padova, ma non è un frutto di un, come dire, di un articolo scientifico che è entrato nel processo, è frutto di un fatto che è noto, fatto notorio si dice in gergo giuridico, per cui il giudice assume i fatti notori. E quindi il Consiglio di Giustizia della Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, nel momento in cui ci sta dicendo che oramai la incapacità del vaccino di scudare dalla trasmissione del virus è diventato un fatto notorio, in quel momento cambia prospettiva rispetto all'interpretazione consolidata che il requisito del beneficio collettivo ha sempre avuto. Interpretazione consolidata che il beneficio della vaccinazione collettiva ha sempre avuto, non perché lo dice il professore Iannello, allora sarebbe poco rilevante, ma perché che la ratio della vaccinazione obbligatoria fosse proprio quella di proteggere i fragili che vanno, stiamo parlando della vaccinazione obbligatoria nel contesto delle professioni sanitarie, quindi che la ratio della vaccinazione obbligatoria sia quella di proteggere i fragili che entrano in contatto con il Servizio Sanitario Nazionale, evitando che il medico o l'infermiere o il tirocinante in medicina, come nel caso della questione, da persona che aiuta a curare il paziente diventi veicolo di contagio, era proprio ciò che il legislatore ha tenuto ad impedire, come ha riconosciuto lo stesso giudice amministrativo siciliano, il quale dice che la ratio della normativa che esclude il tirocinante è proprio quella di evitare che il tirocinante, poiché sta a contatto con i pazienti, sia veicolo di contagio, perché c'è un problema tecnico, cioè il tirocinante non era incluso espressamente nella prima versione del decreto legge, e quindi il tirocinante diceva: ma io non sono incluso. Il giudice siciliano dice: no, tu non sei incluso, perché non è vero che non sei incluso, se vado ad analizzare la ratio della legge devo dire che tu sei necessariamente incluso, perché la stessa ratio che prevede l'obbligo sanitario per il medico vale anche per te. Quindi è il giudice stesso, nel momento in cui fa questo ragionamento, che quando individua però la ratio della legge, dice: no, la ratio è la legge che impedisce al tirocinante di andare nei reparti senza vaccinazione, è quella di non porre in pericolo il soggetto fragile che si rivolge al Servizio Sanitario Nazionale perché è bisognoso di cure. Ma non so, ma perché lo riconosce l'ordinanza del Consiglio di Stato in un'altra parte della motivazione? Ma lo dice la stessa legge. La legislazione sull'obbligo vaccinale nasce con decreti legge. Nelle motivazioni del decreto legge c'è proprio questa capacità del vaccino di necessità di creare questo effetto di protezione, questo effetto barriera. Dopodiché l'articolo 4
del decreto legge 44 del 2021 dice: al fine di tutelare la salute pubblica, gli esercenti e le professioni sanitarie sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. Cioè la legge che esplicita, chiaramente non poteva che esplicitarlo in quel modo, la ratio della vaccinazione obbligatoria. Addirittura il decreto 1 del 2000, il decreto legge 1 del 2022, nel rubrica il suo primo articolo con queste parole: estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. Quindi lo dice la legge. E la ratio della legge è questa, che giustamente il giudice amministrativo, tutte le sentenze di diniego del rinvio alla Corte avevano acclarato, e acclara anche il giudice amministrativo siciliano. Dopodiché lo dice anche la giustizia costituzionale. Tutti quanti citiamo tante sentenze del giudice costituzionale sul punto, ma soprattutto la sentenza 5 del 2018, per un motivo banale, temporale, perché, come dire, è quella più recente che si occupa proprio della questione che ci interessa, cioè è costituzionalmente legittimo o meno una legge che impone un trattamento sanitario obbligatorio nell'ipotesi di vaccinazione. Si tratta delle vaccinazioni, della legge cosiddetta Lorenzin, che fu impugnata alla Regione Veneto, e la Corte Costituzionale, ecco qua, e la Corte Costituzionale nella sentenza 5 del 2018 al punto 722 del considerato in diritto dice, scrive testualmente: secondo i documenti delle istituzioni sanitarie nazionali e internazionali, l'obiettivo da perseguire in questi ambiti è la cosiddetta immunità di gregge, la quale richiede una copertura vaccinale a tappeto in una determinata comunità al fine di eliminare la malattia e di proteggere coloro che, per specifiche condizioni di salute, non possono sottoporsi al trattamento preventivo. Quindi, che del resto è la stessa storia di quella vaccinazione obbligatoria che richiama l'immunità di gregge, perché il decreto legge Lorenzin viene approvato dal Consiglio dei Ministri perché pericolosamente, secondo il governo, i tassi di vaccinazione in Italia stavano scendendo al di sotto di quella percentuale indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come idonea a determinare l'immunità di gregge. Quindi, poiché c'era la discesa al di sotto dell'immunità di gregge, bisognava modificare la politica da raccomandazione del vaccino a obbligo del vaccino per risalire sopra e quindi rideterminare il compimento dell'effetto gregge. Ma la stessa, in altre sentenze, una del 2000, del 1994, la Corte Costituzionale lo dice espressamente: tutelare la salute dei terzi nei settori nei quali esista un serio rischio di contagio. Non è venuta in evidenza molte volte questa questione, perché è evidente che sia così. La Corte, per fare, come dire, un esempio, e qui mi taccio, di la Corte Edu, con una sentenza recente dell'8 aprile 2021, riafferma la legittimità delle vaccinazioni obbligatorie rispetto a un altro parametro, quello della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, proprio per appunto 306 della sentenza, per, traduco dal francese, per il bene del piccolo numero di bambini vulnerabili che non possono beneficiare della vaccinazione. Quindi il concetto di immunità di gregge, e quindi l'obbligo solidaristico che si instaura nei confronti di tutti i consociati per tutelare quei soggetti fragili, è, come dire, un dato essenziale e indissolubile dal concetto di vaccinazione obbligatoria. Al di fuori di questo paradigma abbiamo l'obbligo di cura. Ma io mi preoccuperei molto della democraticità di un paese che introduce un obbligo di cura, perché, come dire, non è soltanto contrastante, non sarebbe soltanto contrastante con l'articolo 32 della Costituzione, sarebbe contrastante con la razionalità stessa che innerva nei paesi democratici tutte le politiche di vaccinazione obbligatoria. Chiarissimo, chiarissimo. Allora provo un attimo a sintetizzare per i nostri ascoltatori. Allora, partiamo dal presupposto che ovviamente il rispetto della persona umana stabilito dall'articolo 32
è il monito ultimo a cui bisogna sempre fare riferimento. Dopodiché, però, nel momento in cui si vuole fare un discorso sull'obbligo vaccinale, bisogna prendere in considerazione quello che è l'effetto del vaccino sulla salute pubblica. Quindi, se il vaccino riesce ad eliminare la circolazione del virus, quindi a garantire un'immunità di gregge, allora vuol dire che il discorso è possibile e si può andare quindi ad evidenziare se c'è o meno la lesione personale rispetto alla persona umana, eccetera, eccetera. Però, come lei giustamente ha detto, è un fatto oramai notorio che questo vaccino non garantisce l'immunità di gregge, perché appunto chi si è vaccinato continua ad infettarsi e a infettare a sua volta. Cosa succede però? Succede che l'ordinanza di rimessione della Corte di Giustizia della Regione Sicilia invece esclude che l'immunità di gregge sia il perno centrale del discorso per quanto riguarda l'obbligo vaccinale, perché dice semplicemente che questo vaccino riduce le ospedalizzazioni. Ma addirittura le dirò di più, un documento recentissimo dell'OMS continua invece a sostenere che questo vaccino riduce la circolazione del virus stesso. Quindi è come se stessero continuando a giocare con le informazioni per poi cercare un modo o l'altro, in un modo o nell'altro, di far passare come giusto questo obbligo vaccinale. E lei giustamente diceva, in una società democratica come la nostra, questa ordinanza della Corte di Giustizia della Regione Sicilia può essere quasi un assist alla Corte Costituzionale, perché fa passare un concetto diverso da quello che invece è sedimentato nella giurisprudenza della Corte Costituzionale stessa, giusto? Allora, la ringrazio per la domanda, che mi permette anche di... innanzitutto non sono io che dico che il vaccino non impedisce la trasmissione, ma lo dice il Consiglio di Giustizia della Regione Sicilia, dicendo empiricamente... dobbiamo constatare che, e lo dice il Tribunale di Padova dicendo, come dire, facendo entrare questo elemento all'interno del giudizio come fatto notorio. Quindi io non mi permetto, come dire, di fare una, io faccio un altro mestiere, studio il diritto, non mi occupo, diciamo, trasmissione delle malattie. Prendo atto che i colleghi giuristi dei vari tribunali stanno affermando che c'è una che è un'evidenza empirica questa incapacità del vaccino di bloccare la trasmissione. Innanzitutto vorrei però, per completezza, a favore, a beneficio del Consiglio di Giustizia della Regione Sicilia, il Consiglio di Giustizia amministrativo della Regione Sicilia, nel mentre dice il beneficio per la collettività è integrato da questa capacità del vaccino di ridurre le ospedalizzazioni, quindi di diminuire la pressione del comparto ospedaliero, solleva la questione, quindi il dubbio se lo pone, di costituzionalità, ma è con riferimento al beneficio individuale. Cioè, che cosa fa? Qual è il ragionamento? Questo, se no, rimane monco la spiegazione dell'ordinanza della Regione Sicilia. Dice: guardate, noi abbiamo normalizzato i dati, perché ha acquisito con i poteri istruttori che il giudice amministrativo molta documentazione richiesta agli organi ufficiali della Repubblica Italiana che si occupano di tutela della salute pubblica. Dice: noi abbiamo normalizzato i dati, cioè ogni 100.000 dosi di vaccino quanti effetti collaterali ci sono stati. Allora dice: nel 2020 sono state inserite nella rete nazionale di farmacovigilanza complessivamente 5.300 segnalazioni di sospetti effetti avversi, pari a 17,9 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, delle quali solo 1,9 costituiscono segnalazioni gravi. Invece, dall'esame del rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid, riportati nella relazione istruttoria, eccetera, scopriamo che il tasso di segnalazione è di 109 segnalazioni ogni 100.000. Quindi abbiamo 109 segnalazioni ogni 100.000 dosi, mentre per gli altri vaccini 17,9 segnalazioni ogni 100.000 dosi, e gli effetti avversi sono 17,6 effetti avversi gravi ogni 100.000 dosi, mentre per i vaccini tradizionali 1,9 effetti avversi, segnalazioni di effetti avversi gravi ogni 100.000 dosi. Quindi dice il Consiglio di Giustizia della Regione Amministrativa siciliana, dice: io ritengo che il beneficio della collettività sia integrato, poi
arrivo alla sua domanda, ma non ritengo che sia integrato il beneficio individuale. Perché? Perché dai dati ufficiali che mi sono premurato di raccogliere dagli organi ufficiali si desume che abbiamo un tasso di segnalazioni, 109 segnalazioni ogni 100.000 rispetto a 18 segnalazioni ogni 100.000, 17,6 segnalazioni di effetti gravi ogni 100.000 rispetto a 1,9 segnalazioni di effetti gravi ogni 100.000 dosi somministrate. Quindi questo era per, come dire, finire il quadro relativo alla Regione Sicilia. A questo punto, sì, io ho letto quel documento del Consiglio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui sembra paragonare l'obbligo del casco, l'obbligo delle cinture di sicurezza in automobile con l'obbligo vaccinale. Dice, come noi quando andiamo in motorino ci mettiamo il casco, come noi quando andiamo in automobile ci mettiamo la cintura, così dobbiamo vaccinarci. Ma questo paragone non regge. Non regge perché c'è un punto importante da chiarire. Non esiste la tutela costituzionale del diritto di fare ciò che mi passa per la testa. Questo diritto non esiste, questo diritto non ha tutela costituzionale ed è bene che il diritto di fare ciò che mi passa per la testa non abbia tutela costituzionale. Ebbene fecero quindi i costituenti nel 48 saggi a non scrivere, come dire, un diritto dalle dimensioni, come dire, vaghe e confuse come può essere questo. Io se vado a fare la spesa al supermercato ci vado abbigliato, se mi passasse per la testa di andare nudo violerei una serie notevole di normative. Se voglio fare una passeggiata ugualmente mi metto una maglietta e un pantalone e non vado nudo per strada. Se sono un ingegnere che dirige un cantiere devo mettermi dei vestiti, per quanto fastidiosi possono essere, con il caschetto, perché c'è una normativa sulla protezione degli infortuni. Lo devono fare l'ingegnere, ma lo devono fare anche gli operai. Ma non è che l'operaio o l'ingegnere può dire no, io non mi voglio mettere il caschetto, non mi voglio mettere questi giubbotti, questi vestiti di protezione perché voglio rifiutarli. No, non ha il diritto costituzionale di rifiutare il casco, non ha il diritto costituzionale di rifiutare la cintura di sicurezza, non ha il diritto costituzionale di rifiutare i vestiti e andare a passeggiare nudo, anche se come dire, qualcuno potrebbe avere, come dire, non avere piacere a mettere il casco, la cintura di sicurezza o voler, come dire, più, in maniera più stravagante, come dire, andare a fare la spesa nudo, per rimanere, come dire, su un esempio scherzoso, chiaramente. Ma questo diritto costituzionale non esiste, non c'è, non solo non c'è, ma nessuno l'ha mai affermato. E se qualcuno l'affermasse, farebbe un errore costituzionale, di interpretazione costituzionale. Il diritto costituzionale che c'è ed è tutelato come fondamentale diritto dell'individuo, è quello dell'autodeterminazione, non in generale di fare quello che mi pare, ma come l'autodeterminazione terapeutica, cioè come il mio diritto di autodeterminarmi rispetto alle cure, perché il corpo è mio e solo io posso scegliere quali cure fare. Per citare un esempio che è molto noto ai giuristi, una vecchietta, quindi una signora anziana, deve fare un'operazione al colon. La signora anziana chiede al chirurgo, dice, guarda, fai l'intervento, ma mi raccomando, non mi mettere l'ano artificiale, perché io non lo sopporto. Il chirurgo fa l'intervento, rassicura la vecchietta, fa l'intervento. Quando apre l'intestino si rende conto che l'intervento, come lo voleva la signora anziana, non lo può fare. Perché non lo può fare? È per una questione di carattere medico. Lui è un chirurgo bravo, nessuno ha eccepito nulla sulla sua competenza medica e quindi dice l'unico modo per tenere in vita la signora è quello di mettere l'ano artificiale. La signora si sveglia dall'anestesia, vede l'ano artificiale, lo interpreta come un'aggressione violenta al suo corpo, lei non lo voleva, non mangia più, perché non voleva, come dire, vedere il prodotto, come dire, di questa violenza che le era stata perpetrata sul suo corpo. Muore perché non mangia più. Il chirurgo viene condannato per omicidio preterintenzionale, perché il corpo è dominio assoluto della persona. Io solo posso decidere se voglio una trasfusione di sangue. Se il testimone di Geova non vuole la trasfusione di sangue, morirà perché non gli si fa la trasfusione di sangue, ma non gli si può ordinare una trasfusione di sangue coattiva. Alla signora anziana non gli si può fare un'operazione che lei non voleva. Io
sono una persona ragionevole, se il medico mi dice che ho il colesterolo, mi prenderò il medicinale contro il colesterolo, ma non mi si può obbligare a prendere il medicinale contro il colesterolo, anche se chiaramente il medicinale contro il colesterolo, per essere stato autorizzato, ha un'efficacia, e se ha un'efficacia vuol dire che un certo numero di casi impedirà che persone vadano in ospedale con determinate patologie o anche con effetti gravi come sono quelli che possono essere determinati, diciamo, da un colesterolo trascurato. Ma non per questo si può, perché è bene per me assumere il medicinale contro il colesterolo, si può imporre come obbligatorio un medicinale contro il colesterolo. Perché questo non è un paradigma della società democratica. Il paradigma della società democratica è che il medico mi convinca ad assumere il medicinale contro il colesterolo, che io da persona ragionevole qui tra l'altro assumerò se dovessi avere la necessità, come dire, di assumerlo. E quindi stiamo in una deriva che ci sta portando, purtroppo, osservo, che siamo in una deriva che ci sta portando purtroppo al di fuori di quelli che sono i paradigmi che regolano la relazione fra potere medico e cittadino all'interno di una società democratica. All'interno di una società democratica le vaccinazioni obbligatorie già sono l'estrema razio, tant'è vero che paesi democratici non le conoscono. La Spagna non conosce vaccinazioni obbligatorie, ma poi si scopre paradossalmente che la Spagna senza vaccinazione obbligatoria a tassi di vaccinazione dei bambini superiori ai nostri, che sono invece obbligati a vaccinarsi. Perché? Perché c'è un sistema sanitario evidentemente di cui i cittadini spagnoli si fidano e quindi rispondono accogliendo le richieste, i suggerimenti che fanno i medici. In Inghilterra pure, come dire, la politica delle vaccinazioni obbligatorie io non la ricordo, può darsi che mi sbagli, ma non, come dire, è congruo con una società democratica non avere la politica di vaccinazione obbligatoria, è congruo con una società democratica avere la politica di vaccinazione obbligatoria, fermi restando i presupposti che ho detto, non è congruo per una società democratica imporre una cura obbligatoria, anche perché, scusatemi, ma nel momento in cui poi si impone l'obbligo di una vaccinazione che non ha effetto sul contagio, ma qualcuno mi dovrebbe pure spiegare qual è la ratio dell'obbligo solidaristico e qual è la ratio dell'esclusione della vita sociale che io ho a fronte di non aver adempiuto all'obbligo solidaristico. Cioè, se mi si dice vaccinati, altrimenti non puoi andare a teatro, ma se il vaccino non impedisce la trasmissione, perché mi si impedisce di andare a teatro quando gli altri soggetti vanno a teatro e possono trasmettere il virus? Il motivo qual è? Quello delle ospedalizzazioni? Ma allora, come dire, anche nel paradigma autoritario, che io non vorrei che fosse accolto, ci dovrebbe essere vaccinati se no paghi quando ti ammali, non o paghi la multa, ma non ha più senso anche nel paradigma autoritario, perché, come dire, anche i regimi autoritari agiscono con la razionalità, una razionalità non democratica, ma sempre una razionalità. Quindi non ti vaccini, paghi, però puoi andare a teatro. La razionalità negli ultimi due anni è stata un optional su tanti argomenti e soprattutto su questo qui. Professore, è chiaro che questa qua è un'intervista molto importante perché l'argomento è carico di notizie, è carico di interpretazioni e le faccio l'ultima domanda perché comunque poi i nostri spettatori non riescono a seguire per troppo tempo le nostre puntate. Una domanda, diciamo, un po' di insieme. Prima di tutto, per i non addetti ai lavori, le chiedo, è chiaro che la Corte Costituzionale è stata chiamata a giudicare la legittimità, la costituzionalità di quello specifico articolo 4 del decreto legge. Però, in generale, nel momento in cui venisse reputato costituzionale, verrebbe reputato costituzionale quell'articolo o in generale il concetto di obbligo vaccinale nonostante questo vaccino appunto non garantisca l'immunità di gregge? Questa è la prima parte della domanda. La seconda è: cosa si aspetta che la Corte faccia a questo punto? Allora, previsioni sulla Corte non ne faccio perché dovrei stare nella testa dei giudici
Non ci sto, sono persone diverse da me, come dire, sicuramente in corte si confronteranno una pluralità di sensibilità e bisogna poi capire quale di queste sensibilità che entreranno in confronto prevarrà, quindi non so assolutamente fare una previsione sulla corte. Dopodiché la cosa che posso dire è che la corte è un giudice e quindi agisce con il metodo casistico, quindi se dice che l'articolo 4 del DL44 è costituzionalmente legittimo o è costituzionalmente illegittimo, questo non significa che l'articolo 3 del DLXY sia costituzionalmente legittimo o costituzionalmente illegittimo. Poi ogni caso ha bisogno di essere riportato alla Corte, a meno che non tratti della medesima identica questione. Ricordiamo che qui siamo in un ambito delicato, perché è l'unico ambito che in cui la vaccinazione obbligatoria persiste fino al 31 dicembre, perché è l'ambito dei professionisti della sanità, delle professioni sanitarie, quindi dei medici, degli infermieri, dei tirocinanti in medicina, quindi non perché come dire, si ha una determinata risposta sull'obbligo vaccinale per gli infermieri vuol dire che quella risposta è automaticamente traducibile su una legislazione tipo Green Pass o una legislazione su un vaccino diverso in contesti diversi. Come dire, sono tutte questioni che poi vanno valutate anche con gli elementi fattuali. Grazie professore per l'ottima spiegazione che ci ha fatto, per averci fatto comprendere tutte quelle che sono le problematicità riguardanti questo giudizio che a fine novembre la Corte Costituzionale è chiamata a darci, e quindi la ringrazio nuovamente. Grazie a voi per avermi invitato. Ad inizio intervista ho detto che era un dovere, è un dovere da perché, mi spiego altrimenti si potrebbe non comprendere, è un dovere da parte di un professionista, di una persona che ha avuto, come dire, la fortuna di poter approfondire dei temi, di mettere a disposizione della collettività il frutto del suo lavoro, e quindi io interpreto questo come uno di quei doveri che gravano sul professionista, che deve intervenire nel dibattito pubblico per restituire alla collettività ciò che la collettività gli ha dato, cioè la possibilità di studiare e la possibilità di diventare professore universitario. Assolutamente, e noi ovviamente facciamo il nostro ruolo dando la possibilità appunto a persone come lei di poter portare questa conoscenza a più persone possibili. La ringrazio nuovamente e ringrazio tutti i nostri spettatori per essere stati con noi anche per questa puntata. Arrivederci. Arrivederci.